È la prima volta che viene a Nola, è vero? È vero. E quindi è contenta? Molto di essere stata. Sono molto contenta e felice di questa ospitalità qui alla libreria Mondadori di Nola. Di Nola. E lei, come scienziata, il suo libro di cosa parla? Allora, il mio libro cerca di mettere insieme il mondo esterno e il mondo interno degli ormoni. E il cibo è un mediatore molto importante degli ormoni, perché il cibo cambia tutto il nostro assetto ormonale e entra nel meccanismo della fame e della sazietà. Io spiego come dobbiamo utilizzare il cibo al meglio per evitare di avere troppa fame, che è uno dei problemi che ci sono oggi. E diamo dei consigli. Allora, il primo consiglio è che bisogna rispettare il bioritmo. Noi siamo fatti per fare una colazione importante la mattina e non cenare o mangiare pochissimo la sera. E invece quello che noi facciamo come errore principale è di saltare tutti i pasti perché corriamo a lavorare e mettiamo tutto la sera, che è il momento che uno pensa sia il rilassamento dopo una giornata di lavoro. Questo da un punto di vista ormonale è molto sbagliato e interferisce col sonno. Mentre la qualità del sonno è importantissima per due ragioni. La prima ragione è perché potenzia il sistema immunitario, ci ammaliamo di meno. Quando si dorme bene ci ammaliamo di meno. E la seconda è perché abbiamo la possibilità di ridurre il diabete, l'obesità, le malattie metaboliche se dormiamo per bene. Quindi sono due i motivi per cui dobbiamo ripristinare il bioritmo giusto. Noi siamo esseri viventi allineati con il sole, quindi dobbiamo ricordarci di svegliarci presto la mattina e andare presto a dormire la sera. Nola, città dei gigli, Lei conosce i gigli? Conosco bene la manifestazione dei gigli, ormai credo che se non l'ha ricevuto già il riconoscimento UNESCO. No, l'ha ricevuto. L'ha ricevuto, vedi, perché è una di quelle feste patrimonio dell'umanità. È infatti una delle quattro feste dell'umanità. E lo merita tutto, Nola. Sì. Grazie. Grazie a te.